Ciao ragazzi, come state? Siamo di nuovo in un nuovo lockdown. Vabbè, più o meno, dai. È decisamente molto più soft rispetto a quello che abbiamo subito all'inizio. Ma perché vi parlo di lockdown? Perché nel primo lockdown vi ho fatto vedere una simpatica webcam. Il video ve lo metto qui sopra e abbiamo fatto proprio il confronto tra la webcam dell'OK e quella della Logitech, la C920. Oggi vi voglio parlare di un'altra webcam, che è la webcam del Ota, penso si pronunci così, è un'altra webcam in Full HD che è una delle poche che si trovano di nuovo disponibile in questo lockdown. Quindi cercheremo di farle vedere a confronto le due, ci spostiamo subito sul computer senza perdere tanto tempo e vediamo proprio come si vede una e come si vede l'altra e ovviamente le differenze di entrambe. Andiamo! Ed eccoci qua, abbiamo collegato le due webcam di cui vi parlavo, quindi la Logitech C920 Full HD sulla mia sinistra e la Ota Stream Webcam sulla mia destra. Allora, le primissime impressioni che già possiamo iniziare a vedere è che le risoluzioni delle due webcam sono differenti, ovviamente. La Ota ha una risoluzione molto più grandangolare, apre molto di più, mentre la Logitech C920 tende ad avere più un'inquadratura quadrata e un pochino più piccola, quindi vedete proprio solo la persona e non anche quello che gli sta intorno come nel caso della Ota. Decisamente come qualità mi sembrano molto molto simili. Allora, Logitech un po' più chiara, quindi riesce a risaltare un po' di più la luce, anche se in questo contesto specifico addirittura la luce è persin troppo forte. La Ota leggermente più scura, non ha però il riflesso della luce, quindi non acceca la telecamera la luce che abbiamo acceso, che sono i faretti che usiamo normalmente per registrare, quindi rende decisamente bene. Sono in un ambiente decisamente luminoso in questo momento. Proviamo adesso per un attimo a spegnere i faretti e vediamo cosa succede. Allora, questa è una condizione molto più normale, ho spento i faretti, quindi c'è solo la luce del soffitto, quindi classici quadrotti LED. Devo dire che sinceramente e stranamente preferisco di più la Ota. I colori della Ota sono leggermente più accesi, quindi un po' meno realistici, in quanto ad esempio se vedete il rosso della sedia alle mie spalle è molto più fedele il rosso che vedete sulla fotocamera Logitech C920. A parte questo, la qualità d'immagine mi sembra ottima e considerando la grossissima differenza di prezzo tra le due fotocamere, è decisamente grossa, e la Logitech, non dico un prezzo perché purtroppo varia molto, però considerate tra i 70 e i 100 euro quando riuscite a trovarla, mentre la Ota ci aggiriamo tra i 30 e i 40 euro. Fino adesso l'ho sempre trovata disponibile. Questo per quanto riguarda la qualità d'immagine. Vediamo però adesso l'audio. Io vi stavo parlando attraverso l'audio della Focusrite. Tra l'altro, se non sapete che cosa sia, qui sopra vi linko il video di cui ne parlo, quindi di questa fantastica scheda audio esterna. Sgancio l'audio della Focusrite e proviamo a sentire prima l'audio della Logitech. In questo momento mi state sentendo solo attraverso l'audio della C920, quindi direi che ovviamente mi dovete dire voi come si sente, perché io non riesco a risentire lo stesso audio. Quindi prova 1, 2, 3, sono più o meno a 45 cm / 50 dalle webcam in frontale, sono esattamente davanti a me. Adesso sgancio l'audio della C920 e abilito quello della Ota. Questo è l'audio solo della webcam Ota, sempre stessa distanza rispetto alla Logitech, anche perché sono una a fianco all'altra. Valutate voi l'audio che si sente meglio. Considerate sempre che, come al solito, se dovete streamare, se dovete utilizzare comunque una sorgente audio, io vi consiglio mille volte una sorgente audio come potrebbe essere questo microfono con scheda audio esterna. Ovviamente se siete proprio in emergenza potete tranquillamente usare i microfoni integrati, però questa è la qualità audio che sentite. Torniamo all'audio originale. Che dire allora, se dobbiamo parlare di qualità prezzo, quindi mi raccomando sempre la qualità della webcam, ma sempre paragonata col prezzo, prenderei assolutamente in considerazione l'acquisto della Ota. Funziona bene, si vede bene, il costo è molto più basso rispetto a quello della Logitech. Ovviamente
ci sono come sempre dei pro e dei contro. Logitech, marca conosciuta, assistenza che sicuramente possiamo fare affidamento, cosa che la OTAN non lo so assolutamente, sinceramente è la prima volta che sto provando questa webcam. Però così, a paragone, non ho bisogno di spendere tanto, ho bisogno di una webcam che in questo momento è disponibile, assolutamente potete pensare di scegliere la OTA e provarla anche voi. Ha delle cosine simpatiche, adesso ci spostiamo di nuovo sulla fotocamera che vi faccio vedere i contenuti della confezione. Ovviamente in descrizione vi metto i link delle due webcam, quindi potete acquistare quella che volete su Amazon. Se le provate, se avete delle domande, delle cose, commenti, fateli qui sotto, ovviamente vi rispondiamo come sempre e diteci anche voi quale delle due preferite. Spostiamoci di là. Allora, rieccoci, vi faccio vedere giusto che cosa trovate nella confezione. Ovviamente webcam, il cavo della webcam è molto lungo, all'incirca siamo su 2 metri di lunghezza cavo USB. Avete questo simpaticissimo accessorio che si sgancia, che serve proprio per coprire la webcam. Ovviamente ha un LED di segnalazione quando la webcam viene attivato, per la solita sicurezza. Ci sono ormai questi accessori di chiusura lente che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, perché è vero, non posso essere visto, ma chi mi garantisce che qualcuno non mi senta? Comunque, a parte queste cose dei complottisti che però esistono, fidatevi che esistono, sto facendo un corso di cyber security e effettivamente dei rischi ci possono essere, però a parte questa cosa, viene dato in dotazione anche un piccolissimo cavalletto, in quanto la webcam esce con l'attacco universale per cavalletti, quindi potete inserirla o nel cavalletto se avete l'aggancio a vite o direttamente sul suo cavallettino a 3 zampette, per così dire, che potete semplicemente appoggiare sulla scrivania. Quindi molto molto comoda e orientabile sia su giù che destra-sinistra. Quindi a livello di comodità meglio della Logitech, che può essere orientato solo sopra e sotto. Assolutamente direi un ottimo acquisto. Non so nel tempo, lo vedremo, per adesso altamente consigliato. Se questo video ti è piaciuto, adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo, ne saremo sicuramente contenti, accendi la campanellina. E se hai domande, lasciacele qui sotto nel box. Adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! La 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 la